Cosa ne pensa il provvedimento preso ieri da Orlando? Che cosa ne penso? Siccome noi eravamo di autisti e portati qua al Bagaglio a citare i ragazzi a fare delle pulizie, che eravamo un quarto livello, ora siamo diventati di meno di quarto livello, e purtroppo si deve lavorare. Queste persone, la sua cosa dice non ci spettava fare le pulizie, c'è chi l'ha fatto, c'è chi no. Io un lavoro levalato, bisogna lavorare. Infatti lei oggi sta pulendo. Oggi. Io quando mi hanno trapito qua, che mi è dato la menzione di quello che devo fare, lo faccio. È assurdo, mi rifiuto di non farlo, mi dice di andare a pulire i bagni e le vado a pulire perché è un superiore a un otto livello ed è giusto che ci devo andare, non ci posso dire di no. Eravate in otto, siete rimasti in due. In due soli, io e l'altra persona sta pulendo un altro posto, non so dov'è, poi sempre in giro. Stiamo facendo il lavoro di otto persone e ci serve personale perché in due questo lavoro non si può fare, ci serve personale per poterci aiutare anche a noi. Quindi una richiesta al sindaco. Sì, una richiesta al sindaco di portare personale che ha voglia di lavorare. Qua c'è dei ragazzi che è una città bellissima, una vita bellissima, c'è un'area bellissima, i bambini che sono bellissimi. E si vive bene. Sono 800 euro al mese, 800 euro al mese dico non ci mangi, ma però ci paghi la casa. E per mangiare fai i tuoi figli, tua madre, i tuoi genitori, il tuo suocero. Come si dice, a come dovrei poter andare a mangiare, ma già con questi 800 euro tu paghi l'affitto, l'acqua, luce, sopravvive, non muore, che così tu non lavorando puoi morire. Non c'è nessun posto da andare a lavorare, per cui deve non abusare, non so come si può dire in palermitano, ci deve stare, altrimenti dai dimissione e te ne vai. Come ha trovato quest'anno città i ragazzi? Devo dire che rispetto agli altri anni sicuramente è molto più abbandonata, più sporca, con qualche servizio in meno. Quel che penso io è che basterebbe poco. Manca ancora qualcosa, che so, come il trenino, i bambini preferivano questo gioco di qua, la barchetta che appunto girava attorno a questa villa. Comunque, diciamo bene, perché i bambini non fanno altro che dire città del ragazzo. È aperto solo 2 ore e mezza al giorno. Purtroppo sì, va bene, per ora va bene così. Vediamo in autunno se sarà a tempo pieno.